Ciao a tutti ragazzi, sono Zanzibar 184 e oggi siamo al nuovo video della Crash Landing. Ho costruito questo nuovo piano, papam, è della prima Minecraft più o meno. Ho inserito a muro una pressure chamber e l'ho automatizzata in modo che se metto all'interno di questa cesta di oggetti li portiranno all'interno e l'output me lo porteranno qua dentro. Ho già creato un po' di cosette e ok, ma oggi vi farò vedere l'impianto piccolino, però è un casino, quindi vi dico già, non è una mia idea questo impianto, l'ho preso da internet, proprio copiato come uno schifoso e basta perché non so se avete in mente il programmabile, il RedNet Controller è uno degli oggetti più difficili che abbia mai visto in vita mia, cioè non avete idea, non avete minimamente idea, è uno schifo. Però vi farò vedere, questo impiantino servirà ad automatizzare la raccolta dei semi di squid e anche dei lighting, che sono quelli che mi servono per creare i circuiti. Quindi se l'automatizziamo verrà fuori una robetta decente. Avevo in mente di fare l'impianto qui. Ora cominciamo. Vi faccio vedere quello base, poi lo raddoppierò per fare per entrambi i semi, ma taglierò il video. Comunque, cosa mi serve? Mi serve un dropper, un dispenser, se magari messi anche nella posizione giusta. Dropper, dispenser, come si creano? Allora, sono del Minecraft Vanilla, quindi non c'è nulla di particolare. Uno servirà per lanciare i semi e uno servirà per dare il bone meal. Poi servirà un bucket di acqua per far nascere i semi di squid, dato che hanno bisogno di acqua per nascere. Un sticky piston, un pezzo di legno, ho usato il legno della chisel. E poi cosa? Ah sì, due hopper e una chest come base, proprio per cominciare. Prima chest, hopper, e devono essere collegati in modo che questo hopper butti dentro questo hopper e questo hopper butti dentro la chest, che serviranno a raccogliere i semi. Poi servirà il programmabile RedNet Controller, eccolo qui, l'ho già programmato, ora vi faccio vedere le pagine, non preoccupatevi, c'è. Io vi faccio vedere come bisogna programmarlo, però non ve lo spiego perché non l'ho capito neanche io. Ah, e ho visto che con l'aggiornamento di questa mappa hanno abilitato i waypoint, cioè i waypoint con M waypoint, possiamo mettere questi punti di navigazione e possiamo anche teletrasportarci, possiamo teletrasportarci a questi punti, quindi potrò muovermi molto più velocemente senza usare la sync, che sinceramente è un po' lenta. Cioè, è utile se non abbiamo i waypoint, ma con i waypoint è una meraviglia. Tipo, ta-ta, ta, impianto, sono già all'impianto, scendo. E voilà, sono già qui. Velocizziamoci, sempre più veloci. Ok, allora, come si programma il RedNet? Il RedNet Controller è una sottospecie di computer che possiamo programmare per lanciare segnali di redstone. Ma non è che possiamo dirgli, cioè, puoi dirgli quello che vuoi, puoi dirgli se mi dai un segnale di redstone qua, dammene due qua, ma poi dopo che me ne hai dati due qua, puoi darmene uno qua dietro. Ora lo apro e vi faccio vedere. Queste sono tutte le possibili cose che possiamo fare, ma non è solo una pagina, possiamo fare con un RedNet base, perché possiamo anche potenziarlo, ma possiamo avere sei pagine di cose programmabili tutte collegate tra di loro. Io l'ho guardato e mi sono messo a ridere, per non piangere intendo, perché come potete pretendere che io capisca una cosa del genere? Comunque no, non la capirò. Se un giorno la capirò, prendo e faccio un video dove lo spiego tutto. Però devo essere masochista. Comunque, allora, la prima pagina dovete scegliere Wave Square Timer, mettere costante 10 e Vars 1. Poi pagina 2 dovrete mettere counter, variabile 1, costante 0, costante 6, costante 0, i barra o f e variabile vars 2. La pagina 3 dovrete mettere equals,
variabile 2, costante 2, variabile 3. La pagina 4 dovete mettere multipulso, costante 10, variabile 3, costante 2, costante 1, costante 10, i barra O, B, e null, non dovete mettere niente qua. E l'ultima pagina, la 5, dovete mettere equals, variabile 2, costante 4, i barra O, R. E così avremo programmato il nostro sottospecie di computer, che darà i segnali di redstone che ci serviranno per automatizzare il tutto. Questa è RedNet Cable, che si fa con plastica e redstone, e serve per trasportare i segnali di redstone. Come vedete, sta già funzionando. Bam bam. Sì, è un po' strano, ma va bene. Allora, il dispenser dovrà dare il buon 1000 e il dropper dovrà dare i semi. Vediamo se funziona. Allora, il dropper lancerà il seme e il dispenser dovrà farlo crescere. Oh, ok. Ok ragazzi, ci sono riuscito a sistemarlo, ho dovuto resettarlo e rimettere tutto a posto. Credo che ci fosse stato un errore nella pagina 4, potete controllare con il video comunque. Ve lo ripeto, pagina 4 è multipulso, costante 10, variabile 3, costante 2, costante 1, costante 10, i barra OL, nullo. Bene, e questo è l'impianto completo. Ci dovrà essere a destra un dropper, a sinistra un dispenser, il dropper dovrà buttare i semi e il dispenser dovrà buttare il bombino. Un attimo che mentre vado a dormire, aspetta, ma posso andare con i waypoint? Finalmente. Sono in un certo senso un cheat i waypoint, però per muoversi usiamo questi, perché sennò ci sarò una vita, già che faccio la casa grande, faccio la roba lontana e tutto, finisco il prossimo anno. Me lo concedete? Sì che me lo concedete. Comunque, torniamo dal nostro impiantino. Sì, ma i semi non devono andare là, devono andare qua dentro. Ok. Bene, avete visto, guardate, me ne avevo già creati una trentina. Sì, però devo anche rimettergli i semi, se no. Tac. E questo impianto in poco tempo ci duplicherà a manetta i semi, che sono molto importanti. E non vi ho fatto vedere la craft del programmabile. Programmable RedNet Controller. Eccolo qui. Serve un controller housing che si crafta in questo modo. E poi bisogna aggiungere un diamante, un oro, due redstone, due lapislazzoli e due pezzi di plastica. E così avremo semi a manetta. Alleluia, 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 alleluia. Bene, ora gli colleghiamo un bellissimo barrel per i semi, invece di utilizzare roba. Adesso collego un barrel e collego tutto e vi faccio vedere. Ok ragazzi, ho appena finito di fare quello che vi stavo dicendo. Utilizzando un solo controller darò lo stesso segnale su due piani, così uno farà i squid plant e l'altro farà i lightning. Ok, questo impianto l'avrò pure copiato da internet, ma gli ho dato un attimo il mio tocco, si può dire. Ora vi voglio far vedere una cosetta, dato che a me piace comunque mantenere un attimo l'estetica quando posso, che sinceramente guardate qua che robetta che vi ho costruito in tutte queste puntate. Non mi piace vedere i tubi così fuori, allora ricorreremo alla Iron Saw, che si crafta in questo modo: 3 stecchetti di stone, 2 di legno e 1 di iron. C'è anche quella in diamante, ma mi basta questo. Prendiamo il legno che abbiamo usato e lo tagliamo in slab. Serve a tagliare i blocchi questa. Però se vogliamo coprire non ci serviranno le slab, ma ci saranno dei pannelli un'altra volta più piccoli, i panel. Questi mi basterà metterli nella direzione giusta e copriranno perfettamente il tutto. Così manteniamo l'estetica. Tac, tac, tac. Vedete che bello? Però c'è qualcosa che non mi torna, credo di aver sbagliato una cosetta. Ad esempio questo non serviva. Genio che sono. Ah, però mi serve in questo caso, dato che sto coprendo. Va bene, allora via, copiamo tutto. Pam pam. Copriamo anche qua. E quindi, se anche a voi interessa mantenere un attimo l'estetica, questi pannelli sono sempre molto utili.
perché si sovrappongono perfettamente al blocco, quindi sembrerà il blocco originale. E ora abbiamo due barrel, uno che conterrà i semi neri e l'altro i semi azzurri. Per ora non si riempono perché tutti i semi li butto direttamente con dei tubi qua dentro. E quando però si riempirà questo comincerà a riempirsi a sua volta. Mi basterà tenere riempito i bombini. In più ho lasciato anche i cavetti così scoperti perché sinceramente mi piacciono. Ah, mi piace questo impiantino, eh. Comunque, ora possiamo passare alla seconda parte di questo episodio. Dato che, a differenza di altri YouTuber che stanno giocando a questa mappa, io non ancora ne ho costruito nessuna muraglia. Può darsi che lo farò, però prima volevo provare a testare un oggetto che vi faccio vedere. Mi serviranno 5 diamanti. 5, 5, 5 diamanti. Quanti ne ho? 8, perfetto. Sì, costa molto l'oggetto che voglio fare, però verrà fuori una robetta bella. C'è una robetta. Si spera che funzioni bene e faccia il suo lavoro. Ora vado a prendermi tutti i materiali e torno subito. Ok, e qui dalle pozioni mi sono preparato 6 pozioni senza effetto. Ora metteremo su 3 pozioni senza effetto questo Glittering Melon. L'ho ottenuto attraverso il grinder, a forza di uccidere zombie, me ne avrà spawnato uno a caso, per fortuna, perché ci sarà molto utile. Senza di questo non potremmo fare l'oggetto che mi serve. Ora, creiamo 3 pozioni di rigenerazione, cioè me ne servirebbe solo una, però dato che posso farne 3, me ne posso mettere da parte. E ora le potenziamo con la Glowstone. Le Potion of Healing. Poi, con la Ghast Tear creerò le pozioni di rigenerazione che cosa? E la Ghast Tear l'ho ottenuta setacciando la Soul Sand. La ottenete all'1%, quindi dovrete avere un po' di fortuna. Ok, ora avremo tutti gli oggetti. Per prima cosa creiamoci questi lampadari che ora vi faccio vedere. E se mi ricordo il craft, ovviamente. Ok, no. Ok, andiamocelo a vedere. Eccone qua, 1, 2, 3, 4, 5. Poi ci serviranno 2 ceppi di legno, questi 5 lampadari e la pozione di rigenerazione del secondo livello e di healing. E otterremo questa, ta-dam, da Magnum Torch. Se premiamo la U, vedremo a cosa serve. A cosa serve? Ve lo dico io, ve lo traduco direttamente. Se non avete voglia di mettere blocchi su blocchi a manetta, blocchi su blocchi, torce su torce a manetta in giro, bene, questa torcia non farà spawnare nessun mob nell'arco di 64 blocchi, quindi spam, non posso posizionarla, no, ci vuole un bel blocco qua in cima allora alla casa, ci vuole qualcosa di figo. E cosa mettiamo? Dai, frega niente. Intanto mettiamo della cobblestone, al massimo cambierò io. Ta ta ta. Ed ecco qui la nostra Magnum Torch. E adesso di sera, nell'arco di 64 blocchi, non spawneranno mob. Quindi, teoricamente, non andrà a toccare il mio mob spawner la via. Però mi terrà protetto in giro per casa. E io per questa puntata credo di aver anche finito. Ah, sì, giusto, Johnny. Io Johnny l'ho rinchiuso là dentro, povero, perché è stupido. Ogni volta che vede dei mob deve saltargli addosso e sparargli e farsi far fuori, quindi adesso basta, io l'ho recintato perché non voglio che mi muori. Capito Johnny? E non farmi quella faccia. No. Quindi da Zanzibar 184 è tutto. Mettete mi piace, iscrivetevi, fate quello che volete, come sempre. Se vi è piaciuto però iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo episodio e ciao a tutti ragazzi.